Qualche giorno fa una cooperativa sociale chiede al Mortara Calcio di poter... Sì, Mirabelli, lamentati. Chiede al Mortara Calcio di poter utilizzare gratuitamente lo stadio di Mortara. La richiesta che viene fatta al Mortara Calcio viene anche motivata da una pressione da parte della prefettura e di conseguenza il Mortara Calcio, di fronte alla parola prefettura, si tira indietro e concede, sbagliando, l'utilizzo dello stadio di Mortara per poter fare gli allenamenti e per poter svolgere le attività per una squadra o presunta squadra di calcio fatta da migranti, clandestini, persone che in questo momento non hanno la cittadinanza italiana. Migranti, clandestini, richiedenti asilo, utilizzate il termine che volete, per me non sono italiani. Peccato che esiste a Mortara, come in tutti gli altri comuni d'Italia, esiste una convenzione che lega i rapporti tra la squadra di calcio e il comune. E di conseguenza il comune concede annualmente, esiste questa convenzione, concede annualmente l'utilizzo della struttura dello stadio di Mortara alla squadra per poter svolgere i campionati giovanili e i campionati a cui è iscritto il Mortara Calcio. Tra le varie cose, i genitori degli bambini che giocano nella squadra del Mortara pagano una retta annuale per poter mandare i propri figli. Il sindaco Facchinotti, nel momento in cui apprende, non dal Mortara Calcio, non dalla cooperativa Faber, ma apprende dal giornale locale la costituzione di questa squadra e apprende che questa squadra utilizzerà senza essere autorizzata lo stadio di Mortara, immediatamente convoca il Mortara Calcio e gli comunica l'impossibilità da parte del Mortara, visto che esiste una convenzione, a poter utilizzare questo stadio per far giocare le persone di cui abbiamo parlato prima. E io non ci vedo, Presidente, niente di male. Un sindaco che fa rispettare la legge, un sindaco che fa rispettare una convenzione. Punto. Non c'è niente di sbagliato, non c'è niente di illegale, non c'è niente di razzista. Il sindaco Facchinotti, come dicevo, ha fatto rispettare una convenzione, ha fatto il suo dovere da sindaco, ha fatto il suo dovere come dovrebbero fare tutti i sindaci dell'Italia, da Bolzano a Lampedusa. E quello che è successo ha dell'assurdo, perché nel momento in cui il sindaco Facchinotti dichiara che, tra le varie cose, queste persone, lui non sa che persone siano e cosa facciano, ha perfettamente ragione, perché qualche giorno prima, e chi vive la provincia di Pavia lo sa, sul giornale locale il signor Garavaglia, presidente della cooperativa Faber, dichiarava che solo il 5% dei suoi ospiti otterrà lo status di profugo, gli altri sono clandestini. Parole del signor Garavaglia, non parole di Gianmarco Centinaio e non parole della provincia pavese, parole virgolettate. E quindi il signor Facchinotti, sindaco di Mortara, fa rispettare semplicemente la legge. Si scatena il finimondo da parte di chi purtroppo non sa che ci sono delle leggi da far rispettare, ahimè per loro, si scatena il finimondo, un finimondo talmente allucinante che alcuni colleghi senatori fanno un'interrogazione parlamentare al ministro, tra cui chi rideva prima. E nell'interrogazione si chiede al ministro come mai è stato revocato l'uso del campo. L'uso del campo non è mai stato revocato, la gente si informi prima di parlare, Presidente. Non è mai stato autorizzato. E poi si parla di decisione di chiaro stampo discriminatorio e razzista.
Allora, io questo attacco da parte di chi fa politica nei confronti di un sindaco che svolge il suo lavoro lo rimando indietro, anche perché io generalmente quando un sindaco del mio partito fa una cappellata, mi passi il termine Presidente, sono il primo a dirlo e sono il primo a riconoscere il fatto che si può anche sbagliare, ma in questo caso signor Facchinotti, il sindaco di Mortara, è tutto tranne che una persona discriminatoria e razzista. Io penso che i colleghi del Partito Democratico, tanto loquaci nelle trasmissioni televisive, tanto loquaci a parlare, dovrebbero prima cosa informarsi prima di parlare di questa persona, perché il signor Facchinotti, sindaco di Mortara, ex assessore alla cultura della provincia di Pavia, è un uomo mite, una persona di cultura, una persona non solo apprezzata dai militanti della Lega e dai suoi cittadini, ma anche da quei militanti del Partito Democratico che in questo momento si stracciano le vesti per andare dietro a una notizia, e soprattutto che avrebbero dovuto informare i signori senatori che tanto dicono e tanto fanno ma non conoscono il signor Facchinotti. Quindi io penso che prima di parlare, signor Mirabelli e i suoi colleghi, prima di parlare e dire cazzate, no, per favore, senatore, no, così non va bene. Informati.